Non è facile capire la mentalità cinese, ma va rispettata. Io rispetto sempre. E qui in Vaticano c'è una commissione di dialogo che sta andando bene. La presiede il Cardinal Parolin e lui è in questo momento l'uomo che più conosce della Cina e in dialogo con i cinesi. Ma è una cosa lenta, ma sempre si danno passi avanti. Qualificare la Cina di democrazia e antidemocrazia, io non me la sento, perché è un paese così complesso, con i ritmi. Sì, è vero che ci sono cose che a noi sembrano non essere democratiche, quello è vero. Il Cardinal Sen, un anziano che è stato, andrà a giudizio questi giorni, credo, no? E lui dice quello che sente. E si vede che sono delle limitazioni lì, no? Ma più che qualificare, perché è difficile, io non me la sento qualificare, sono impressioni, più che qualificare io cerco di appoggiare la via del dialogo, perché nel dialogo si chiariscono tante cose, no? Così grande, no? È un gigante, capire la Cina è una cosa gigante, ma non perdere la pazienza. Ci vuole tanto, ma dobbiamo andare col dialogo. Io cerco di astenermi di qualificarla, perché sì, può darsi, ma andiamo avanti. Sentivo un po' di presenza con il presidente Cimini in questi giorni. Lui aveva la visita, è stato lì, ma io non l'ho visto. Grazie Elise.